ma fate. Stai qui, aspetta. Ma devo dire che nei miei ormai tanti anni di servizio non mi era mai capitato di avere a che fare con un'organizzazione criminale, diciamo, non dico soltanto senza scrupoli, ma senza questa tipologia di scrupoli, la quale pur di lucrare era disponibile a infliggere alle vittime pressoché delle sevizie, insomma, particolarmente gravi. E quindi insomma siamo rimasti tutti abbastanza allibiti dall'assenza di coscienza o di una coscienza particolarmente limitata nel destinare alle vittime un trattamento finalizzato poi ovviamente a lucrare sulle truffe di questa gravità. Sì, questa è un'indagine che, come dire, nasce e si incentra intorno alla figura di Salvatore Candura, che è un ex collaboratore di giustizia legato ai primi depistaggi sulla strage di Via D'Amelio, il quale come dire, aveva messo in piedi una rete di relazioni e quindi un'organizzazione criminale a tutti gli effetti per poter truffare le compagnie assicurative attraverso il maggior, tra virgolette, punteggio attribuito ai danni subiti dalle vittime stesse. È chiaro che per trovare rinvenire delle vittime disponibili a farsi infliggere dei danni così gravi come la rottura di una gamba, uno sfregio permanente sul viso, la rottura della tibia, la rottura dell'omero, fatte senza anestesia e a crudo, è chiaro che bisogna andare a, come dire, illuminare degli spazi nell'ambito di margini della società particolarmente degradati. È chiaro che pur di guadagnare qualche euro erano disponibili queste vittime a farsi procurare questi danni, vittime che poi a loro volta per continuare a guadagnare qualcosa diventavano procacciatori di altre vittime e quindi partecipi dell'organizzazione criminale. Grazie. Grazie a lei.